Poi, di seguito daremo il via agli interventi. Si sono già segnati Francesco Berni ed Enea Boria. Se altri compagni poi hanno intenzione di intervenire, basta che facciano presente al sottoscritto, oppure facendo in modo tale che il loro nome arrivi qui in presidenza. Ciao. Ecco, tieni un po'. Garantisco 5 minuti, Filippo Russo. Filippo Russo, sì. Allora, sono già stati detti numerosi motivi per cui siamo qui oggi con questo caldo. Io aggiungo un altro, che deriva dalla mia preoccupazione, che penso possa essere di tutta fondata. Credo che si stia sottovalutando in queste settimane la fase, l'ulteriore fase in cui è entrato il rapporto di subordinazione della nostra amata patria, come direbbe Renzo Angola, all'Unione Europea, perché l'attacco della Commissione Europea al governo italiano è la scelta della strada peggiore nel momento peggiore. Avevano diverse possibilità, tanto quella di aspettare l'insediamento della nuova Commissione, intanto quella di verificare se veramente andare ad aprire un qualcosa, e l'altra se era quella di richiedere il rispetto del Trattato di Maastricht o altre cose. Si è andato proprio sul punto peggiore: non si contesta più il deficit, si contesta il debito. Guardate, questo vuol dire, a rigore di logica e di coerenza, che tu, se devi stare dietro a queste ingiunzioni, devi ulteriormente dare una torsione recessiva al paese, proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di tutt'altro. Quindi siamo alla resa dei conti, non finale, ma un'ulteriore misurazione dei rapporti di forza, messa a posto definitiva del governo populista. Vediamo fin dove arrivi, e a mio avviso non arriverà molto lontano, e quindi inizio di un nuovo periodo negativo, ulteriormente negativo per il paese, senza che vi sia nessuna forza politica all'altezza del compito. È chiaro che rispetto a questo noi siamo ancora meno, siamo un'entità incommensurabile, ma la motivazione a crescere deve derivare da questo.